Buongiorno, buonasera Simmers, io sono Alessandra e questo è il mio canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le novità. Se avete perso i precedenti tutorial, li potete facilmente trovare nelle playlist dedicate. Allora, buongiorno a tutti. Benissimo, buongiorno, insomma, buonasera, a seconda di quando guarderete il video. Come potete vedere, oggi apriamo subito su queste quattro stanze. Andiamo oggi a vedere quattro tipologie di camerette, quattro idee per le camerette dei vostri sim. Abbiamo una nursery, una stanza per un toddler, una stanza per una bambina e una stanza per un adolescente. Allora, le prime due sono molto neutre, invece poi le seconde due le ho proprio, insomma, diciamo, divise, insomma, contraddistinte bene. Ecco. Allora, ovviamente andiamo adesso a... Sono già fatte queste, però adesso nella seconda parte del tutorial ovviamente andiamo con il nostro speed build e andiamo insomma a vedere queste quattro piccole idee. Spero possano piacervi, sono ovviamente solo idee, potete sbizzarrirvi come più vi piace. Sono cose che potete fare esattamente così come sono, ovviamente sono stanze che potete ricreare così come sono. Io tra l'altro le metterò in galleria, quindi potete anche scaricarle. Spero questa volta di farlo singolarmente, così almeno potrete scaricare la stanza singola. Ma come vi dicevo, sono solamente delle piccole idee. Comunque, passiamo allo speed build, spero vi piaccia e ci vediamo nello speed build. Eccoci qui ragazzi, allora andiamo a vedere come creare appunto queste quattro idee di camerette. Mi sono venute in mente le camerette perché, allora, a parte che sono degli ambienti che io amo fare su The Sims, particolarmente tra l'altro, mi piace proprio tantissimo creare ogni genere di cameretta, invece ci sono persone che hanno difficoltà, ok, nel creare appunto delle stanzine per bambini. Quindi ho detto, vabbè, magari può essere una cosa interessante, quindi spero vi piaccia. Sono comunque delle idee per l'arredo, per la costruzione, quindi male non fanno mai. Allora, ho deciso di fare quattro tipologie differenti. Partiamo dalla nursery, quindi andiamo a creare una nursery che in The Sims non è proprio giocabile, però diciamo che magari possiamo comunque dedicare una stanzina al neonato, al bebè, anzi al neonato. La facciamo un pochino in stile boho, ok? Bohemian, quindi con qualche trucchetto, vedete con le scope io comunque vado a creare una decorazione sulla lampada, ok? E anche con il gomitolo ho creato la decorazione sul puff, in modo così insomma da renderla un po' più... proprio da bambino, ok? Lascio tutti i toni neutri perché ovviamente non so se sarà maschietto o femminuccia. Vado a crearmi una sorta di fasciatoio, ovviamente non funzionerà, ok? È solo di bellezza, solo per bellezza, ovviamente. Vado a crearmi il tappeto con il solito trucchetto, proprio perché voglio comunque rimanere su disegni molto semplici, molto classici, molto insomma sobri, ok? Vado a crearmi un piccolo dondolo, ovviamente anche questo non funzionerà, come del resto proprio tutta la nursery, perché ecco, giusto la culla avrà una funzione proprio specifica, ok? Vado a posizionarci sopra un orsetto per rendere un pochino l'idea. Vado ad arricchire di dettagli, ovviamente, perché comunque è importante. Io è vero, forse le nursery sono anche un po' inutili, però io mi piace farle, ok? Quindi quando creo le mie case, spesso la metto, anche se non serve a nulla, però io comunque la metto perché mi piace, mi dà proprio completezza, ok? Anche perché schiaffare la culla dentro la camera dei genitori, sì, è comodo nel gameplay sicuramente, però non lo so, non mi piace moltissimo, quindi preferisco fare insomma una cosa del genere.
Molto semplice tra l'altro, quindi andiamo a mettere qualche altro piccolo dettaglio. Ci sono dei trucchetti, no, per mettere gli oggetti sui mobili, soprattutto questi qua che ancorano le cose. Quindi mi raccomando, guardate bene e prendete spunto. Sono cose che richiedono un po' di pazienza, ovviamente, come tutta la costruzione in The Sims, ovviamente. Adesso vado a creare due piccoli quadretti. Ovviamente devo rompere i muri perché andrò ad utilizzare delle decorazioni da muro, però vedrete che l'effetto, cioè la pazienza che impiegherete a fare questa cosa, ne ripagherà ovviamente tutto poi l'insieme, tutto l'effetto. Veramente è molto molto carino questo effetto qui e dà proprio il senso di questa cameretta per bambini. Per neonati, in stile bohemien, appunto. Mi piacerebbe avere un po' più di cose in stile bohemien in The Sims, sinceramente, perché è uno stile che io particolarmente amo, sia nei toni neutri che nei toni più accesi e colorati. E se vi interessa, possiamo anche in un prossimo tutorial andare proprio a vedere quali sono le caratteristiche di questo stile. Adesso passiamo ovviamente alla stanza per un toddler, appunto perché ho diviso queste stanze in neonato, toddler, bambino e adolescente, quindi proprio tutte e quattro le fasi che troviamo in The Sims. Questo qui è un trucchetto molto molto carino per abbellire il lettino per i toddler. E vado ad arricchirlo ovviamente sempre con i dettagli perché ricordatevi una cosa: su The Sims i dettagli nella costruzione fanno la differenza. Quando voi andate a guardare quelle costruzioni dalle quali rimanete affascinati, non sono altro che costruzioni ricche di dettagli, appunto. Quindi non prendete le cose del gioco e le mettete lì, ok? Perché per carità, in quel modo sicuramente sarete molto più veloci e ovviamente potrete creare molte più cose. Però è anche vero che andate a perdere di unicità, ok? Arricchire di dettagli, di cose, diciamo, create da voi, sicuramente renderanno la vostra casa unica, ok? Anche se ovviamente prendete le idee da altre persone, perché The Sims fortunatamente è un gioco in cui si condivide ed è bella la condivisione, ok? Quindi prendete spunto, prendete idee assolutamente e poi create qualcosa veramente di unico. Quindi il mio consiglio è quello di non andare a piazzare le cose così come sono. È vero, c'è qualcuno che non ha molta pazienza, però è anche vero che solo in questo modo si possono creare comunque delle cose molto belle e si possono creare quelle cose che vi lasciano comunque a bocca aperta, ok? Allora, creare la stanzina per il toddler, come potete vedere, non è difficilissimo, insomma, abbiamo aggiunto un po' di dettagli. Adesso la cameretta per la bimba, invece, appunto, andiamo a, mentre le altre due sono molto neutre, le prossime due che vedremo, tra cui questa della bimba, sono proprio, diciamo, specifiche, ok? Quindi una per una bimba e una per un adolescente maschio. Allora, qui io adesso vado a utilizzare il mio trucchetto solito per la scrivania. Tra l'altro, ho intenzione di fare anche dei tutorial proprio su questi piccoli trucchi per l'arredamento, tra cui aggiungerò anche questo, anche se l'avete visto e rivisto magari nei miei tutorial, però comunque magari c'è sempre qualcuno di nuovo che magari non l'ha visto, quindi lo inseriremo. Adesso mi vado, tra un pochino andrò a crearmi una struttura libreria, proprio a crearla. Quindi per creare questa struttura libreria andiamo a prendere il componente palo per fili di luce, una cosa del genere si chiama. E andiamo appunto, vedete, a mettere no, i vari mobili. In questo modo abbiamo creato una bella struttura. Ovviamente anche per
questa cameretta andiamo ad aggiungere molti dettagli. Ho voluto fare una cameretta abbastanza neutra di interessi, nel senso che sì, è caratterizzante, è femmina, ok, però neutra di interessi, quindi non specifica, magari, che ne so, tipo amante della musica, della pittura. Come potete vedere, ho messo il violino, ho messo le cosine sportive, andrò a mettere il set quello della pittura, quindi insomma, ecco. Voglio dire, è molto, diciamo, variabile, ok? Ma questo ovviamente perché sto facendo una camera a sé, ok? Quindi se dovessi andare a creare sulla personalità del sim, ovviamente sarebbe caratterizzata con quei dettagli, con i suoi dettagli della sua personalità. Rifinisco con qualche quadruccio. Come potete vedere, veramente ci vuole solo un po' di fantasia in realtà. E un po' di pazienza, questo è vero, non lo nego che ci voglia un po' di pazienza, però vedete, il risultato è molto carino, comunque è molto dettagliato. Allora, adesso passiamo invece alla camera dell'adolescente. Io qua l'ho caratterizzata invece, scusatemi, e ho deciso che l'adolescente che abiterà questa camera è un appassionato di gaming e magari fa anche un po' di streaming. Quindi andiamo a mettere un po' di schermi, così almeno rendiamo l'idea. E ovviamente anche qua bisogna andare ad aggiungere, ad arricchire con tanti dettagli. Io lo capisco che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, però davvero il risultato è davvero differente, ok? Queste ovviamente, vi ripeto, sono solo idee, quindi poi prendetele e fatene ciò che volete. Io vi ricordo intanto che andiamo avanti con lo speed build, che io e Federico siamo in live tutti martedì, giovedì e domeniche. Questa domenica in particolare ci sarà il contest dei sim, perché nel nostro gruppo Facebook, mi raccomando, se non lo avete fatto, iscrivetevi al gruppo Facebook, è una bellissima community e così siete sempre aggiornati su tutti i concorsi, su tutte le nostre iniziative. Quindi dicevo, ci sarà il contest per i sim, perché noi facciamo due contest al mese, uno di build e uno per i sim, ovviamente, perché c'è a chi non piace costruire, ovviamente, e quindi diamo la possibilità anche a loro, insomma, di partecipare a dei concorsi. Nei nostri concorsi si vincono dei premi, ok? Riceverete infatti un game pack, uno staff pack, un kit, a seconda di quello che vi manca, ovviamente, a vostra scelta, anche se giocate da PlayStation. Vi mandiamo il codice, non c'è problema, ovviamente codice tutto legale. E quindi assolutamente si vincono dei premi più dei piccoli gadget proprio con i nostri loghi. Quindi mi raccomando, se vi fa piacere, insomma, iscrivetevi. Il giovedì si fa sempre il fatto da o fatto da makeover, ossia uno di voi entra nella live vocale insieme a noi e ci presenterà le creazioni della sua galleria. Nel makeover sceglierà la persona che vuole venire in live con noi, sceglierà una sua creazione, magari un po' vecchiotta oppure di cui non è convinto, e noi, io e Federico, la stravolgeremo un pochino, la rifaremo, insomma, un po' tutta. Il martedì si fa The Sims Academy e poi buildiamo, ok? Sono, insomma, 2 ore passate in compagnia e divertimento. Comunque, i link di riferimento per iscrivervi sono tutti sul mio banner del canale e anche in descrizione. Mi raccomando, se volete, unitevi anche al gruppo Discord, al server Discord, perché là anche ci sono sempre degli aggiornamenti. Quindi, insomma, siamo una vera e propria community. Da settembre poi ci saranno, insomma, delle bellissime novità. Allora, torniamo un attimino alla nostra cameretta. Come potete vedere, io ho utilizzato dei toni scuri, perché non sempre i toni scuri comunque sono tristi o brutti. L'ho immaginata comunque la stanza di un ragazzo che ama giocare, ok? Quindi magari, non so, spegne la luce e utilizza magari solo, ecco, la luce dello schermo piuttosto che di una lampada un po' moderna, no? Quindi è per questo che l'ho fatta un po' scura, proprio per dare quell'idea, ok? Ovviamente vi ripeto, sbizzarritevi come volete, ok?
ho aggiunto molta roba tecnologica proprio perché volevo che insomma desse proprio quell'idea, e anche qui ovviamente ho dato la possibilità con la chitarra di insomma variare come abilità, come gusti. Quindi, come potete vedere, insomma, sono quattro piccoli esempi di quattro camere, molto diverse tra loro, per quattro tipologie di fascia di età, che spero comunque vi siano piaciute. Quindi, ecco qui abbiamo finito. Quindi vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le novità. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, e se avete perso i precedenti tutorial, li trovate facilmente nelle playlist dedicate. Ragazzi, io vi aspetto al prossimo tutorial. Un bacio. Ciao!